cazzo si chiama Mandela e non ha a che fare con i blacchi. Ursula von der Leyen, della presidente della commissione. Se si stacca la corrente mentre renderizzerò questo video, mi incazzo. Ne è crashato tutto. Raccolta differenziata, fatela sempre. E la video lezione a me chi me la fa? Upapa! Upapa! Io sono dormendo. Sto pulendo, vi faccio vedere una cosa. Tutti questi sono tutti i miei fumetti. Fatemi sapere se ne volete un video riguardo. Sono un casino. Avengers, Flash, DC, Marvel. Sono un casino. Ma la domanda è un'altra invece. Come cazzo si pulisce una tastiera? Cioè, non ho la minima idea. Devo smontare mezzo mondo. Problema. Avete presente quando dovete fare qualcosa e non va niente per il verso giusto? Ecco, questa è una giornata del genere. Ci sono i tizi che stanno smontando la mia cazzo di cabina della luce e io non posso fare il video, perché il video ha bisogno del computer e il computer ha bisogno di elettricità. E quando devi fare il video della tua routine in quarantena, addirittura quando avresti mostrato che ti saresti visto film su Netflix, video lezioni e cazzate simili, la connessione non c'è e la routine cambia. Ho dimenticato a fare il video dove mangiavo, ma vabbè, particolare pazienza. Sì, esatto, sono ancora in pigiama, chissà perché. Comunque i tizi stanno forse finendo di sistemare la cabina, quindi forse avrò di nuovo internet, un pochettino di luce, luminosità, finalmente. Adesso fuori c'è un tempo spettacolare, fuori c'è il sole, cioè guarda, utilizzo la luce naturale. Invece quando era mezzanotte arancione o comunque gialla, c'era un tempo di merda che non potevi uscire. Guardalo, guardalo. Significa che hanno rimesso la luce, guarda. Ah, accendiamo tutto, sì. Sì, hanno rimesso la luce. Carissimi amici dall'oltreoceano, oggi vi insegno a fare un pochettino di caffè. Mettete l'acqua qua dentro, mettete questo coso qui dentro. Ok, bravissimi, state facendo? Bravissimi, ok. Prendete questo, il caffè, e lo mettete qui dentro. Bravissimi, così, esatto. Il caffè si butterà un po' di fuori, ma è giusto, deve buttarsi un po' di fuori, perché il profumo, l'aroma di caffè deve andare fuori. Poi prendete qui, lo chiudete e aspetteremo un paio di minuti. Ma! Una puttana! Un millesimo, due millesimi. Signora? Signora? Signori limoni! Signora! Ammirate le nostre Coffee King che sta salendo. Il caffè sta salendo. Coffee espresso italiano. Ok, la caffettiera a scuola, ma perché? È una merda! Ogni italiano che vedrà questo video inizierà a bestemmiare. Legare le mani! Ah, e comunque vorrei ribadire un concetto più che importante. Allora, io di solito gioco sempre. Sì, mio Dio, sempre no, però oh cazzo, troppo bassa la sedia. Di solito dopo cena, dopo pranzo, di mattina in video lezione gioco sempre. Oggi purtroppo doveva andare così, fratelli, doveva andare così. E quindi ho giocato pochissimo. Adesso registro un video insieme ai ragazzi che lo vedrete domenica. Questa giornata di quarantena continua ancora. Alla fine hanno messo la luce, sono riuscito a registrare il video per fortuna. E spoiler, vi faccio vedere semplicemente la copertina. Dalla copertina il video sembra figo, molto figo. Certo, potrò passarmi il tempo a bippare perché è pieno di bestemmie, ma quelli sono altri argomenti. Sono le 18:21 e in questa giornata diciamo che non ho fatto assolutamente un cazzo di niente. Questa giornata si conclude con una bella nerdatina serale. Ragazzi, ho editato il video che ho registrato oggi con i ragazzi che vedrete domenica alle 18 credo. Ragazzi, è uscito un video spettacolare, lo dovete assolutamente vedere. Segnatevi alle 18 domenica che uscirà questo video, spettacolo. Sono le 22:32 e così si conclude la mia giornata di quarantena. Facendo così, tac, arresti il sistema. E così abbiamo concluso la nostra serata, perché la partita finale a Fortnite ci vuole sempre. Adesso
lì c'è il mio letto. E domani, indovinate cosa succederà? La stessa cosa, perché in quarantena si fa sempre la stessa cosa.